Amici e amiche carissimi, benvenuti o bentornati a questa nuova puntata del ciclo di catechesi Il peccato originale, l'origine di ogni male, di tutti i mali. Questa era una puntata e sappiamo bene ormai che questo itinerario parte da un'antica ipotesi teologica formulata fin dai tempi dei padri della Chiesa, ossia il fatto fondamentalmente che la verginità fosse lo stato pensato e scelto da Dio per l'uomo e che conseguentemente la propagazione della razza umana, così come la conosciamo oggi, come oggi è normale, sia o una conseguenza della colpa d'origine oppure addirittura ciò che ha costituito la colpa d'origine o ciò che è stato introdotto con la colpa d'origine. Questo è il nostro studio, che è semplicemente un mettersi in ascolto di ciò che grandi autori hanno detto prima di noi. Raccomando sempre, quando ci addentriamo in questo itinerario, che questa sera farò uno step successivo con una figura significativa, un grandissimo santo che è San Massimo di Torino, e poi con uno dei giganti. Conosceremo un gigante della Chiesa latina, noto dovunque per essere il cultore della verginità, che è Sant'Ambrogio, vescovo da Milano. Sant'Ambrogio, che per essere il cultore della verginità, io questo lo so perché mi è stato riferito, insomma, da persone ordinate, negli anni delle contestazioni post-conciliari, mi è stato riferito da chi molto più grande di me nel sacerdozio, molto più grande di me anche nell'età, andava a quei tempi frequentando in giro le università, veniva ridicolizzato. Sant'Ambrogio. Venivano letti i brani del De Virginitate, che ascolteremo questa sera, e fatti oggetto di irrisione. Tanto è vero che qualche studente reagì a questa, come dire, messa al bando irriverente di un colosso della Chiesa latina. Pensate che Sant'Ambrogio è uno dei quattro padri, come dire, fondanti della Chiesa latina, insieme a Sant'Agostino, insieme a San Girolamo. Vedremo anche San Girolamo subito dopo Sant'Ambrogio, e a San Gregorio Magno. Quindi non si può, ecco, irridere e sbeffeggiare Sant'Ambrogio come se stesse scrivendo delle cose obsolete, adatte ad altri tempi e ad altre situazioni, sic et simpliciter. Io le ho sentite queste cose qui con le orecchie mie, da chi le ha vissute, e sinceramente quando sento racconti di questo genere, perdonatemi, ma inorridisco, perché dico: ma come può venire in mente a una persona, per quanto voglia fare l'aperta e la moderna, di sbeffeggiare un colosso come Sant'Ambrogio? Insomma, no, ecco, purtroppo queste sono le tante cose che si sono viste nella nostra sciagurata epoca. Quindi, questa sera ci addentreremo dentro lo studio di questi due autori. Noi dobbiamo avere una grande umiltà quando ci accostiamo a questi autori, nel senso che in parte dobbiamo comprendere come alcune espressioni, alcune formulazioni, evidentemente risentono del contesto storico in cui sono vissuti. Specialmente quando, come sentiremo in San Massimo, c'è qualche tratto caratteristico che può far pensare, come dire, ad una certa concezione non consona, diciamo così, non adeguata, ecco, della donna, certamente non compatibile con ciò che poi nel corso della storia, giustamente, si è andato acquisendo, soprattutto circa la perfetta uguaglianza nella dignità tra l'uomo e la donna, che non significa, come
come dire, l'interscambiabilità dei sessi, come vorrebbe certo femminismo, ma certamente la pari dignità tra l'uomo e la donna, è un patrimonio giustamente acquisito e incontestabile della cultura. Non lo era, evidentemente, nei primi secoli, e neanche nel primo millennio, neanche parte del secondo, se addirittura l'accusa di misoginia non ha risparmiato San Paolo, addirittura l'Apostolo Paolo, che insomma anche lì evidentemente può essere estesa ad alcune espressioni, ad alcuni passaggi di questi scrittori. Ora, una forma di onestà intellettuale molto importante, specialmente quando ci si accosta a testi di altri tempi, è questa, cioè noi non possiamo leggere quelle cose con il filtro della testa che abbiamo oggi. Quindi dobbiamo calarci nella mentalità del tempo, perché se ci stiamo a soffermare su quegli aspetti che urtano la nostra sensibilità contemporanea, e ripeto, per certi aspetti anche giustamente, perché la storia è andata avanti, rischiamo però di perdere dietro questi dettagli contingenti che non sono certo da lodare, ma con il senno di poi, con il senno di poi però rischiamo di perdere il contatto con il messaggio principale che prescinde da queste caratterizzazioni. Ripeto, contingenti legati al momento storico. Questo dobbiamo tenerlo presente. Altrimenti, quando uno sente San Paolo, se scrive nelle sue lettere, voi schiavi siate sottomessi ai vostri padroni e serviteli volentieri non soltanto quando vi vedono, ma anche quando non vi vedono, uno sente una cosa del genere, si strappa le vesti e dice: ma guarda San Paolo, era favorevole alla schiavitù. Ecco, questo sarebbe il Nuovo Testamento. Cioè, non bisogna vedere questa cosa, perché, ma bisogna vedere quando San Paolo dice che sono tutti uguali, schiavi e liberi, che dice ai padroni che agli schiavi li deve trattare come esseri umani e come fratelli in Cristo e non come bestie. Cioè, sono queste le affermazioni su cui bisogna fare attenzione, perché ai tempi di San Paolo non c'era ancora la coscienza morale della intrinseca non conformità della schiavitù alla dignità dell'uomo. Cioè, la storia ci ha avuto un percorso, per cui è chiaro che se io mi metto a leggere quel passo di San Paolo con la mentalità di è finito, ecco, questo dobbiamo tenerlo presente. Ecco. Dobbiamo al tempo stesso tenere presente, e lo vedremo, che un tema ricorrente nel pensiero di tanti santi, e vedremo che qui uno è praticamente alla fine dell'indagine, cioè, tanto si capisce già, cioè, si vedrà che assolutamente quasi unanime il pensiero del fatto che la verginità era la condizione pensata da Dio per l'uomo e che quindi anche chi fa un passo indietro dice: non lo sappiamo cos'è stato il peccato originale, ma sicuramente in conseguenza di quello la verginità dell'uomo si è perduta, e si è perduta non soltanto come condizione contingente del singolo individuo, perché una persona anche adesso può rinunciare al matrimonio, può fare voto di verginità e è finito. No, ma si è persa come connotazione propria del genere umano e con essa quella misteriosa e sconosciuta diversa forma di propagazione del genere umano che era stata pensata da Dio per l'uomo se avesse mantenuto lo stato di giustizia originale. Ora, nella Chiesa noi dobbiamo questo tempo, cioè, quando per esempio nella Chiesa si parla di tradizione con la T maiuscola, questo vale per sempre. Cioè, quando una stessa dottrina è tenuta da uno, da due, da tre,
da 4, da 5, da 6, cioè quella si chiama tecnicamente, così facciamo un po' di formazione anche, dottrina comune. Che significa? Significa che chi va contro l'autorità di tanti autori che concordemente convergono su un punto, cade in quella che si chiama dottrina temeraria. Cioè, tu potresti anche averci ragione, cioè può essere anche che questi qua hanno preso in 30 o in 20 una cantonata, ma devi anche capire che è molto difficile. Cioè, tu sei un poveraccio, come fai a metterti da solo contro l'autorità di 30 giganti, molti dei quali santi e qualcuno dei quali pure dottore della Chiesa, punto interrogativo. Ecco, noi dobbiamo avere sempre questa forma di umiltà anche intellettuale. Per cui, dinanzi alla pluriformità di testimonianze, uno deve scegliere, cioè, oh, vabbè, è così, prendiamo atto. Questo è molto importante. Fate tutte quante queste premesse, andiamo a leggere i testi, se no non riusciamo ad andare avanti. Allora, abbiamo Massimo di Torino, San Massimo di Torino, come accennato, era vescovo di Torino, appunto. Buon conoscitore delle scritture, molto capace nel compito sacro di un vescovo, di istruire il popolo. Autore di diversi sermoni ed omelie, molti dei quali ci sono pervenuti in buono stato e sono disponibili anche nelle traduzioni. Il testo che il nostro autore usa qui e che commenta il sermone 50A è edito dalla collana patristica Città Nuova, i testi arancioni, quindi si può tranquillamente acquistare e consultare in lingua italiana, quindi tradotto in italiano. È vissuto a cavallo del IV e del V secolo. San Massimo di Torino è presumibilmente morto intorno a una data compresa tra il 408 e il 423 d.C. Ora, ecco la sua opera che ci interessa per il nostro discorso. Comincio la lettura. Penso dunque che questa sia la causa del digiuno. Poiché il primo Adamo, collocato nel paradiso, aveva perduto la gloria dell'immortalità per l'intemperanza della gola, Cristo, secondo Adamo, volle recuperare la medesima immortalità per mezzo del digiuno. E poiché Adamo, assaggiando contro il divieto di Dio dell'albero proibito, era caduto nel peccato al portatore di morte, ora digiunando, secondo il comando del Signore, Cristo meritò la giustizia della vita. Il Salvatore agisce così perché le colpe siano cancellate per quella stessa via per la quale erano state commesse. Cioè, perché l'uomo le emendi astenendosi dal cibo, visto che aveva peccato mangiando. Oppure, visto che aveva conosciuto la donna mangiando, perché ora digiunando la disprezzi. Infatti Adamo non conobbe Eva se non per la provocazione dell'intemperanza. E finché rimase in loro un'intemerata sobrietà, rimase anche un'incontaminata verginità. E finché si astennero dal cibo proibito, furono digiuni di peccati vergognosi. La fame, infatti, è amica della verginità, nemica della lascivia. La sazietà, invece, sperpera la castità. Alimenta la seduzione. Dunque, come ho detto, il Signore agisce così perché l'uomo fosse liberato da quelle pregiudiziali per cui era stato soggetto al peccato. Per questo, infatti, vuole nascere in tutto a somiglianza di Adamo per dispendere a somiglianza di Adamo tutti i peccati dell'uomo. Adamo nacque dalla terra vergine e Cristo fu partorito dalla Vergine Maria. Il suolo materno dell'una non era stato ancora solcato dai rastrelli, il materno recesso dell'altra non era mai stato violato dalla concupiscenza. Adamo viene plasmato con la polvere dalle mani di Dio, Cristo dallo Spirito Santo viene formato nel grembo materno. Entrambi dunque nascono avendo Dio per padre, entrambi hanno una vergine per madre, entrambi, come dice l'Evangelista, sono figli di Dio. Ma Adamo è figlio per creazione, Cristo invece per sostanza. Allora, abbiamo capito già subito qual è il commento di questo brano. Allora, anzitutto, San Massimo di Torino
afferma chiaramente che il peccato originale non è stato l'atto sessuale, ma un peccato di gola. Però afferma che l'intemperanza anche sessuale, diciamo così, tra Adamo ed Eva ne è la conseguenza. Il passaggio fondamentale è quello che dice, quindi il punto che ci interessa particolarmente è che finché rimase in loro un'intemerata sobrietà, rimase anche un'incontaminata virginità. E finché si astennero dal cibo proibito, furono digiuni dai peccati vergognosi. Quindi i peccati che chiama vergognosi vengono dopo il compimento del peccato originale, che fu un peccato di gola. Tra l'altro, chi conosce un pochino di ascetica e di teologia spirituale sa bene che tutti i padri, tutti i santi maestri di spirito affermano che c'è una correlazione diretta tra la gola e la lussuria, cioè nel senso che i peccati di gola predispongono alla lussuria, ed è per questo che il digiuno non soltanto modera il peccato di gola, ma modera anche il vizio della lussuria. Quindi non è stato il peccato originale, ma questi gesti che lui chiama vergognosi sono conseguenza del peccato originale. E quindi, se non ci fosse stato il peccato originale, non ci sarebbero stati. E quindi la verginità era lo stato di natura progettato da Dio per l'uomo e per la donna. Anche la parte finale, no? Dove usa l'accostamento terra vergine da cui fu plasmato Adamo, terra vergine Maria, da cui nacque Cristo. Figlio di Dio per creazione Adamo, figlio di Dio per sostanza Cristo. Però il concetto è ribadito. Si nasce da una donna vergine, quindi la modalità sessuata di riproduzione della razza umana non era quella scelta e voluta positivamente, direttamente da Dio. Più avanti, nello stesso brano, cito di nuovo, San Massimo scrive: dunque il Salvatore osserva il comando di Dio nel deserto per salvare Adamo errabondo, laddove era stato bandito dal possesso del paradiso. Adamo, infatti, cacciato dal paradiso, affrontò i deserti di un mondo selvaggio. Dunque, per la prima volta si restituisce all'uomo la salvezza nel deserto, dove mancano i banchetti, dove mancano i piaceri, dove manca anche la donna, che è la causa di tutti i mali. Adamo, infatti, avrebbe potuto rimanere indisturbato fra quelle delizie del paradiso se non vi si fosse trovata Eva con le sue seduzioni diaboliche. Giova dunque la salvezza del deserto, dove non c'è Eva che seduce, dove non c'è la donna che lusinga. Teniamo sempre presente quanto detto sulla necessaria contestualizzazione storica di alcune affermazioni, un po' così evidentemente dell'autore, no? Però che è un santo canonizzato dalla Chiesa, tra l'altro, e quindi siamo sempre molto molto rispettosi. Qui viene ribadito sostanzialmente quanto affermato precedentemente. Perché Adamo sarebbe rimasto indisturbato tra le delizie del paradiso se non fosse andato a essere, diciamo così, provocato dalle seduzioni diaboliche di Eva. Ora, ripeto, a prescindere dal linguaggio un po' ostico, dobbiamo tenere però presente che il racconto della Genesi parla chiarissimamente, cioè il serpente seduce la donna corrotta dal serpente seduce l'uomo e trascina l'uomo nel peccato originale. Questo è un dato biblico, questo qui. Quindi, piaccia o non piaccia, non è discutibile. Il Catechismo della Chiesa Cattolica afferma chiarissimamente che dietro la scelta dei disobbedienti dei progenitori c'è una voce seduttrice che si oppone a Dio, la quale per invidia li fa cadere nella morte. La tradizione della Chiesa e la Sacra Scrittura vedono in questo essere un angelo caduto chiamato Satana o Diavolo. Basta vedere i numeri del Catechismo 390 e 391. Quindi, con questo abbiamo già concluso l'analisi di San Massimo di Torino. È evidente che si può affermare che l'unione sessuale non rientrasse per lui nel piano creativo di Dio, anche se il peccato originale è stato un peccato diverso a quanto afferma un peccato di gola. Quindi segue un po' quel filone
narrativo di una certa interpretazione abbastanza letteralistica delle immagini del libro della Genesi, quindi del frutto proibito come un frutto reale, no? Che poi ha dato vita alla storia che tuttora ancora i bambini del catechismo dicono: ah, Adamo, che cosa ha fatto? Ha mangiato la mela. Ecco, quindi è stato il lontano ispiratore di una nota casa di produzione di dispositivi elettronici adesso che c'ha come simbolo la mela mozzicata. Non a caso, ecco, c'ha quel simbolo, l'ho detto tante volte, insomma, no? E passiamo adesso e facciamo un atto di riverenza interiore al gigante, a uno dei giganti della Chiesa Latina che è Sant'Ambrogio di Milano. Sant'Ambrogio, si dice di Milano perché è il luogo dove svolse fino alla morte il suo ministero episcopale, ma in realtà era nato a Trevi, da una famiglia aristocratica. San Girolamo, un po' come San Gregorio Magno, era un nobile ed era una persona coltissima ed era una persona che aveva anche studiato e fatto carriera politica. Perché il padre era stato prefetto della Gallia. Teniamo presente che qui stiamo ancora in pieno impero romano d'Occidente che è avuto nel 476. Quindi il padre era un membro dell'impero, prefetto vuol dire preposito, quindi rappresentante dell'imperatore in Gallia. Dopo la morte del padre, Girolamo si trasferisce a Roma e studia retorica e diritto, come poi del resto avrebbe fatto anche Sant'Agostino. E intorno al 370, quindi all'età di circa 30 anni, viene nominato governatore della provincia Ligure. Liguria, Emilia-Romagna, ma la sede di residenza ce l'aveva a Milano. Nel frattempo Ambrogio era diventato catecumeno, cioè voleva essere battezzato. Ma che successe? Che a Milano, questo lo sanno quasi tutti, che Sant'Ambrogio divenne vescovo, come si dice, a furor di popolo, a un certo punto lui intervenne per calmare i disordini avvenuti fra cattolici e ariani. A quel tempo dilagava ancora l'arianesimo, nonostante il concilio di Nicea del 325, ma nonostante il concilio, l'ho già detto in altre circostanze, l'arianesimo è stata una piaga che ha richiesto anche dopo il concilio di Nicea la strenua lotta di tanti vescovi perché potesse essere ridotto al silenzio, perché è stata veramente una piaga che ha flagellato la Chiesa per diversi lustri. E quindi in questo contesto fu acclamato vescovo dal popolo, anche se non era ancora battezzato. Pensate che i primi di dicembre del 374 ricevette insieme al battesimo la consacrazione episcopale. Quindi, ho battezzato a vescovo seduto a stante, insomma, no? Quindi, allora, e da vescovo è stato ovviamente un grande vescovo. Pensate che è riuscito anche a far fare un pubblico gesto di penitenza all'imperatore Teodosio, colui che nel 390 avrebbe dichiarato, no, 380 forse, il cristianesimo religione ufficiale dell'impero romano, quindi un grande imperatore. Ma siccome aveva fatto una cosa, non tanto per la quale, ordinando la strage di alcuni innocenti a Tessalonica per ragioni militari, gli impose. E lui la fece, un gesto di pubblica penitenza, per far capire un pochino chi era, cioè il peso morale anche che aveva la figura di Sant'Ambrogio, no? Anche nei contesti, perché era vescovo, ma era vescovo che era stato un ingranaggio fondamentale, quindi un pezzo grosso, diciamo così, nella struttura governativa dell'impero romano. Dobbiamo tenere presente queste cose. Ecco. E Sant'Ambrogio è stato un grandissimo cultore della verginità. Pensate che ha dedicato al tema della verginità, guardate, queste opere: il De Virginibus, il De Virginitate, probabilmente anni di composizione 376 il primo, 378 il secondo,
l'educazione della verginità e la perpetua verginità di Maria, e infine l'exhortatio ad virginitatem. Quindi, ora, l'educazione della Vergine e la perpetua verginità di Maria. In questa opera, chiaramente, l'intento di Sant'Ambrogio è difendere la verginità perpetua di Maria. Qual era il contesto? Siccome San Paolo nella lettera ai Galati dice che 4:4 dice che Cristo, io mando al suo figlio nato da donna. Ora donna, in latino mulier, di per sé, indica donna maritata, ma donna maritata nel senso che vive con il marito come vivono marito e moglie ordinariamente, normalmente così come noi lo conosciamo. Allora, in quest'opera, e lo sentiremo anche dal brano citato, Sant'Ambrogio si preoccupa di mettere le mani avanti, dice, attenzione, qui il termine donna non viene usato in questo senso riferito a Maria, ma semplicemente nel senso comune di essere umano appartenente al genere femminile. Comincio la lettura e la citazione. Perché ci turberemo per il nome di donna? Esso si riferisce al sesso ed esprime il sesso, non la corruzione. L'uso comune non pregiudica la verità, infatti la verginità ricevette prima questo nome, poiché avendo preso Dio una delle costole di Adamo, ponendo della carne al suo posto, da essa, dice la scrittura, fabbricò la donna. Non aveva ancora conosciuto l'uomo e già era chiamata donna. Nella scrittura tace la ragione di questo nome, dicendo invece: Adamo disse, questo è osso delle mie ossa e carne della mia carne, e la sarà chiamata donna, poiché sarà tratta dall'uomo suo. E in effetti questo in ebraico si vede benissimo, perché uomo si dice Ish e donna si dice Isha, così come Adamo si dice Adam e terra si dice Adama. Adamo tratto dalla terra, Adam Adama, la donna tratta dall'uomo, Ish Isha. Ecco. Queste sono considerazioni mie, non so se Sant'Ambrogio era in grado, conosceva l'ebraico come il suo collega di ministero. San Girolamo, che sicuramente il prego lo conosciamo molto bene. Disse perché sarà tratta dall'uomo suo, non perché ha conosciuto uomo. Dunque, finché rimase nel paradiso, si chiamò donna eppur non conosceva l'uomo. Quando invece fu scacciata dal paradiso, sappiamo che Adamo conobbe Eva, sua moglie, e questa concepì e generò un figlio. Quindi, Ambrogio afferma espressamente che la parola donna, applicata a Maria, esprime il sesso e non la corruzione. Attenzione, la corruzione, quindi il mulier inteso come donna coniugata è già velato di questo afflato di corruzione. Adesso, attenzione, questo non significa che Sant'Ambrogio condanni il matrimonio. Lui mette subito le mani avanti. Qualcuno forse dirà: dunque tu distogli dalle nozze, riprendo la citazione. Qui però non siamo più nell'opera di difesa della verginità di Maria, ma nel De Virginibus. Distogli dalle nozze. In realtà io le consiglio e condanno coloro che sono soliti distogliere da esse. Le consiglio. Tanto è vero che sono solito ricordare come esempi di singolare virtù le nozze di Sara, di Rebecca, di Rachele e delle altre donne dell'antichità. Colui poi che condanna le nozze condanna anche i figli e condanna il perpetuarsi del genere umano per una serie di generazioni. Quindi, Sant'Ambrogio non condanna le nozze, ma e nemmeno lo fanno tutti quanti coloro che affermano il primato e l'eccellenza della verginità, e nemmeno lo fanno quelli che affermano che la verginità era lo stato pensato da Dio definitivo per l'uomo, perché il matrimonio, che comunque sopravviene dopo,
non può non esserci nella condizione attuale. E quindi non può non essere una cosa buona. Però ciò detto, e questo è un punto che dobbiamo ritenere molto importante e farlo nostro, allo stato di vita virginale è sempre connessa, e questo nel pensiero quasi unanime dei padri, quelli che abbiamo visto e quelli che vedremo. Allo stato di verginità, ripeto, è connesso l'idea di una purezza assoluta e di incontaminazione, mentre allo stato di vita matrimoniale e alla relativa unione coniugale, che comunque sono cose buone, però è sempre connessa l'idea di una certa qual contaminazione, di una certa corruzione, per usare l'espressione di Ambrogio, pur mantenendo la concezione che le nozze sono lecite e sante se i coniugi seguono la volontà di Dio, però, eh? Quindi, se è vero che assolutamente non si può dire in nessun modo che per Sant'Ambrogio il peccato originale sia stato l'unione sessuale, sicuramente l'asserzione indubbia anche per lui è che nella condizione cosiddetta protologica non ci fu nessuna unione sessuale. E teniamo presente anche questa aurea, diciamo così, di contaminazione e di una certa corruzione collegati alla vita coniugale, nonostante la bontà in sé del sacramento del matrimonio, quindi delle nozze, e la ancora maggiore bontà delle nozze vissute in maniera conforme alla volontà di Dio. Ora passiamo all'exhortatio di Virginitatem. Un breve brano, ma molto significativo, profondo e denso di significato. Cito: La giovinetta sfiorisce nell'uso coniugale e quando a lei si congiunge ciò che è estraneo, ella perde ciò che è suo. Vero infatti è ciò in cui nasciamo, non ciò in cui veniamo mutati. Ciò che abbiamo ricevuto dal creatore, non ciò che abbiamo preso dal connubio. Oh, anche qui il Barontini coglie anche lui la profondità di questo brano e nel commento, che io condivido, scrive queste cose, volendo interpretare il pensiero di questo santo vescovo. Cioè, che significa? Ripetiamo la frase. Quando a lei si congiunge ciò che è estraneo, ella perde ciò che è suo. Che cos'è che le è estraneo e cos'è che è suo? Ciò che è estraneo lo dobbiamo immaginare perché non si può dire, no? Quindi l'atto coniugale con cui l'uomo si congiunge alla donna è qualcosa di estraneo. E che cosa c'ha invece in dotazione alla donna? C'ha la verginità. Quindi appena si congiunge ciò che è estraneo, che è strano, perde ciò che è suo, perché perderà la virginità. Non è possibile, cioè conservare l'una e l'altra oggi non è più possibile, solo la Madonna ha potuto farlo. E quindi, essendo qualcosa di estraneo, di per sé che rimane tale, anche se adesso è inevitabile, rimane comunque tale, ecco perché c'è sempre quella nota di impurità, di contaminazione, ecco che diciamo, usiamo questi termini per far comprendere, no? Questo è la spia che si tratta di qualcosa che non doveva far parte dello stato naturale della donna e quindi nemmeno dell'uomo. Dunque, ciò che è proprio della donna e dell'uomo, e cioè il loro stato di natura originaria secondo il progetto di Dio, è la verginità. L'assenza di unione sessuale. Attenzione che anche Sant'Agostino, come vedremo, pur avendo una posizione
complessa, perché vedremo che Sant'Agostino, all'inizio, il giovane Sant'Agostino è perfettamente in linea con tutto quello che abbiamo visto. A un certo punto, il Sant'Agostino maturo, vedremo che cambierà posizione. E il suo cambio di posizione, perché poi questa ipotesi teologica è andata nel tempo cadendo nel dimenticatoio? Perché Sant'Agostino, cioè, l'autorità di Sant'Agostino è somma in Occidente. E l'autorità di Sant'Agostino, che se ne dicano, ha influenzato profondamente anche San Tommaso, avrebbe influenzato anche San Tommaso, che avrebbe assunto la linea del secondo Agostino, non del primo. Sapete che quando si contrappone il tomismo con l'agostinismo si fa una grande sciocchezza, perché certamente su diverse posizioni l'impalcatura teologica di Sant'Agostino e di San Tommaso si trova su versanti diversi, però si dice anche Augustinus non intellegitur sine toma, perché pur dissociandosi da alcune posizioni, evidentemente su ciò che è opinabile, per San Tommaso, Sant'Agostino è un'autorità da cui dipende, cioè in maniera profonda, non vorrei dire ossessiva, insomma, perché è un po' troppo, ma quando Sant'Agostino fa un'affermazione, San Tommaso, prima di confutarlo, ci pensa un po'. Ora, sempre nell'esortazione alla verginità, si trova un'altra citazione. Offritegli Adamo com'era prima del peccato, Eva com'era prima di assorbire il veleno dell'ubriaco serpente, prima che essi fossero vinti dalle sue insidie, quando non avevano di che arrossire. Poiché ora quantunque i matrimoni siano una buona cosa, tuttavia i coniugi hanno di che arrossire. Siate dunque o figli quali erano Adamo ed Eva nel paradiso terrestre. Di questi sta scritto che quando Adamo fu cacciato dal paradiso conobbe Eva sua moglie e quella concepì e partorì un figlio, lo chiamò Caino. Ho aperto il discorso Sant'Agostino. Perché? Perché Sant'Agostino, anche quando assume la posizione differente, che vedremo, si pone una domanda. Scusi, ma se l'atto con cui i coniugi si uniscono è buono, perché chi afferma che la condizione primordiale dell'uomo non era la verginità, ma questa. Quindi che la riproduzione sessuale c'è sempre stata. Allora però Sant'Agostino dice, se l'atto con cui i coniugi si uniscono è buono, ma perché per compierlo si nascondono agli occhi di tutti, anche dei figli che in quel modo hanno generato? Cioè, noi sappiamo benissimo, insomma, no? Che il contesto della vita coniugale esige una riservatezza assoluta, gli atti coniugali si devono svolgere assolutamente, cioè, nella più rigorosa intimità, protetta anche, cioè, Dio non voglia che un figlio o un ragazzino veda una cosa di questo genere, mi raccomando, perché ha degli effetti devastanti la sua psiche. E perché? Dice, ma scusa, ma se questa è una cosa buona, scusate, perdonatemi la ferialità, no? Perché non si può fare alla luce del sole? Cioè, uno se ne sta per strada, cioè, capito? Cioè, se è una cosa buona, qual è il problema? Perché tutelare, vergognarsi, eccetera, eccetera, no? Non facciamo caso alle sfrontatezze e ai pubblici scandali che oggi avvengono, insomma, no? Perché a parte il fatto che non sono generalizzati, sono comunque sempre circoscritti. E io credo che la maggioranza delle coppie tuttora adesso viventi come marito e moglie sono d'accordo con queste cose qui, perché io in giro non ho mai incontrato nessuno, insomma, che alla luce proprio del sole, proprio palese davanti a tutti, compisse gli atti coniugali. Quindi vuol dire che comunque siamo ancora d'accordo che anche se ci sono gli eccessi di manifestazioni pubbliche che inneggiano al peccato e che lo vogliono sottoscrivere, insomma, però ordinariamente è rimasto quel minimo, diciamo così, di buon senso che fa comprendere che
Quindi, nell'attuale condizione post-lapsaria, l'unione sessuale e il matrimonio sono cose, matrimonio buone e l'unione sessuale è lecita. Però l'atto con cui si uniscono è ancora causa, e per i coniugi stessi, di vergogna e di rossore. Cioè, immaginiamo un pochino come erano gli altri tempi, cioè io, mia mamma, mia nonna, cioè non è che parlavano di queste cose, però lasciavano trapelare, diciamo così, no, il contesto che c'era. Cioè, nella prima notte di nozze, io non lo so, lo posso immaginare perché, ripeto, ho captato anche alcune cose da tanti racconti, cioè, sì. Certamente c'è l'amore, c'è anche tanto desiderio, anche c'è con la donna, ma c'è una certa vergogna, almeno una volta era così, adesso no, perché c'è il nudismo dilagante, c'è l'ostentazione, adesso, ma la nostra società adesso è profondamente, come dire, sotto questo punto di vista, proprio corrotta, d'accordo? Quindi non possiamo ergerla a parametro. Ma quando non c'era questo, c'era comunque sempre quel senso, quel senso, come dire, di vergogna, di pudore, che poi è chiaro che nella vita coniugale l'amore dei coniugi presumo, insomma, che lo faccia evidentemente vincere e superare, no? Però c'è. Ora, un altro brano di Sant'Agostino è un brano perduto, un altro brano, scusate, di Sant'Ambrogio, è un brano perduto che noi conosciamo dal fatto che lo riporta testualmente, lo cita Sant'Agostino. Teniamo presente che Sant'Agostino, penso che tutti lo sanno, è stato battezzato da Sant'Ambrogio. Non solo è stato battezzato, ma è stato anche catechizzato da Sant'Ambrogio. Era catecumeno di Sant'Ambrogio ed è stato battezzato poi da Sant'Ambrogio. Quindi questo è un fatto abbastanza notorio, no? Si legge nella citazione di Sant'Agostino. Perciò scrive, sta parlando Ambrogio della nascita di Cristo. Scusate un attimo. E dice, perciò scrive, in quanto uomo, egli fu tentato in tutte le maniere e a somiglianza degli uomini sostenne tutte le prove. Ma in quanto nato dallo Spirito si astenne dal peccato, attenzione al termine, nato dallo Spirito. Ogni uomo infatti è menzognero e nessuno, tranne il solo Dio, è senza peccato. Rimane dunque valida la regola per cui nessuno che sia nato dall'uomo e dalla donna, cioè mediante quell'unione corporale, risulta immune dal peccato. Se uno poi risulta immune dal peccato, è immune anche da un simile concepimento. Attenzione, abbiamo da poco festeggiato l'Immacolata Concezione. Perché l'Immacolata Concezione è stato un dogma, come dire, che ci ha voluto del tempo per formalizzarlo? Perché per formalizzare l'Immacolata Concezione tu devi essere certo che Dio ha compiuto un miracolo. Perché la Madonna è nata umanamente, non è stata concepita. Vedete qui, dice, in quanto nato dallo Spirito si astenne dal peccato. Gesù Cristo è stato concepito per opera dello Spirito Santo, non è nato umanamente, non è stato, non solo non è nato umanamente, ma non è stato concepito umanamente. La Madonna è stata concepita umanamente ed è nata umanamente. Per cui era impossibile che non contraesse la colpa d'origine, a meno che Dio non facesse un miracolo. Era una grazia specialissima di Dio. Ma Sant'Ambrogio afferma, e con lui, e qui esprime proprio il pensiero della Chiesa, perché questo sta nel catechismo, perché il peccato originale, ripeto, si trasmette nell'atto del concepimento per propagazione. Quindi, dice Sant'Ambrogio, la trasmissione del peccato di origine avviene con il concepimento mediante quell'unione corporale.
Se uno è immune da quel peccato, deve essere immune anche da un simile concepimento. Ed è il caso appunto di Gesù Cristo. Fuori di questo caso, chiaramente, però per l'intervento miracoloso di Dio c'è quello della Vergine Maria. Abbiamo ancora qualche brano di Sant'Ambrogio, vediamo se riusciamo a concludere, spero di sì. E uno è, un altro ancora, è l'Apologia del profeta Davide. Qui si leggono queste parole, no? Sant'Ambrogio sta commentando il brano che ormai dovrebbe essere familiare, che è del Salmo 50, il versetto 7, no? Quindi, nella colpa sono stato, ecco, io nella colpa sono nato e nel peccato mi ha concepito mia madre. Parlando dunque della concezione insita nella generazione tramite unione fisica, Ambrogio. Perciò, rivolgendosi a colui che volle preservato dal male sotto tutti gli aspetti inerenti ad una simile origine, il Signore dice: Ti conoscevo prima ancora di formarti nel ventre di tua madre, e prima che uscissi dal suo seno ti ho santificato e ti ho posto come profeta fra i popoli. Considera però se le parole del profeta non si debbano riferire a colui che prima ancora di nascere dalla Vergine già esisteva, ed esisteva da sempre, ed operava mentre ancora era nel ventre di Maria, ed era talmente santo da santificare i suoi profeti. Solo per lui fu un concepimento virginale ed un parto privo di qualsiasi macchia inerente all'origine carnale. Era giusto, infatti, che colui che non avrebbe avuto la macchia di alcun peccato proprio della natura umana non risentisse di alcuna contaminazione derivante da una generazione secondo natura. Contaminazione generale derivante da una generazione secondo natura. Giustamente, quindi, Davide lamentò in sé anche il male derivante dalla natura, in quanto nell'uomo si manifestò prima il peccato che la vita. Quindi contaminazione si comprende quindi chiaramente che volendo Dio preservare dal male sotto tutti gli aspetti inerenti ad una simile origine il Cristo, la generazione tramite unione fisica è connessa inscindibilmente al peccato sotto vari aspetti. Ricordiamo sempre quello che ci siamo detti quando abbiamo parlato del matrimonio. Perché un sacramento? Perché? Per preservare quindi il Verbo che si faceva uomo dal male, Dio che si, per preservare dunque quindi il Verbo che si faceva uomo, scusate, ho letto senza accentuare le virgole, dal male, Dio ha disposto per lui e solo per lui un concepimento virginale e un parto privo di qualsiasi macchia inerente all'origine carnale. Ok? Altro brano ancora, andiamo verso la conclusione. Un frammento del De Sacramento e Regenerazione, si vede filosofia in Agostino contro Giuliano. Anche questa è un'altra opera perduta di Sant'Ambrogio, riportata da Agostino nel Contra Julianum. C'è una casa, egli scrive, cioè Sant'Ambrogio, edificata dalla sapienza ed una mensa ricolma di celesti sacramenti nella quale il giusto mangia il cibo del piacere divino, gustando la soave bevanda della grazia, se si rallegra nell'abbondanza dei suoi eterni meriti. Volendo generare questi figli, Davide aveva in orrore quei frutti dell'unione carnale e desiderava essere purificato al sacro fonte perché la grazia spirituale lavasse la macchia carnale e terrena. Ecco, nel delitto io fui procreato e nel peccato mi concepì mia madre. Eva ha partorito male per lasciare quel parto in eredità alle donne, così che tutti, tuffati nelle viscere genitali, formati nel piacere della concupiscenza, coagulati nel sangue e avvolti in panni, prima ancora di bere il dono dello spirito vitale, subiscono il contagio della vita. Molto bello anche questo brano e questi passaggi, no? Lui dice, Ambrogio, che Davide poteva provare orrore per i frutti dell'unione carnale e desiderava essere purificato dalla macchia carnale e terrena. Quindi, evidentemente questo non si può intendere nel fatto che
Davide provava orrore nei confronti dei suoi figli. Il suo genitore sarebbe stato qualcosa di questo genere. Ma Ambrogio sta dicendo che provava orrore per il modo per il modo di generare questi figli. Ok? Citando il celeberrimo versetto del Salmo 50, egli sembra affermare che la madre che ha generato nella colpa e ha concepito nel peccato sia proprio Eva, che in tal modo ha lasciato in eredità alle sue discendenti la stessa modalità di generare, descritta da Ambrogio con immagini quasi ripugnanti. In questo frammento egli sembra dunque asserire ancora una volta che il modo attuale di generare attraverso l'unione carnale sia collegato al peccato di origine che lo ha causato e che in tale modo viene trasmesso. Ne viene di conseguenza che tale modalità non poteva far parte dell'originale progetto creativo. Ultime due citazioni di Sant'Ambrogio sono tratti dal Trattato de Penitentia, un trattato molto importante rivolto questa volta non a confutare gli errori degli ariani contro cui Sant'Ambrogio combatté tutta la vita, ma dei novaziani. I novaziani, adesso non c'è tempo di approfondire questa cosa qui. Ora, comunque, il trattato dice che cosa dobbiamo fare con quelli che durante la persecuzione hanno tradito, sono caduti. Ora, Novaziano e i membri della sua setta avevano un rigorismo estremo. Sant'Ambrogio, pur evidentemente avendo perfettamente a conoscenza, quindi essendo perfettamente cosciente della gravità del peccato dell'apostasia, però si mostra non rigorista ed estremista, ma moderato e misericordioso. Scrive queste parole. L'Apostolo dice: Dio mandò il proprio figlio in una carne simile a quella del peccato, in vista del peccato, ha condannato il peccato nella carne, perché la giustizia della legge si adempisse in noi. Non dice a somiglianza della carne, perché Cristo ha assunto la realtà della carne umana, non la parvenza. Né dice a somiglianza del peccato, già che egli non ha commesso peccati, ma ha preso le sembianze del peccato per la nostra salvezza. È venuto a somiglianza della carne del peccato e perciò ha assunto la parvenza della carne peccatrice. Perciò somiglianza, poiché sta scritto, è uomo e chi sa conoscerlo. Era cioè uomo nella carne in conformità alla natura dell'uomo e poteva essere conosciuto. Era uomo fornito di doti trascendenti, di umana possibilità. L'uomo, pertanto, di cui ho detto che chi sa conoscerlo, aveva la nostra carne, ma era immune dai difetti di questa. Ora, Sant'Ambrogio, come abbiamo visto, concentra la sua attenzione su questa espressione, no? La carne simile a quella del peccato. Quindi Gesù non è come noi, non è stato concepito nel peccato originale, è stato concepito nella forma più elevata che possa esistere, quindi proprio dello Spirito Santo, però la sua carne l'ha presa a somiglianza della carne del peccato, simile. Quindi non ne ha condiviso, come dire, le sorti immediate, ma se ne è preso su di sé tutte quante le conseguenze. Ambrogio prosegue: non era stato infatti generato come gli altri uomini dall'accoppiamento del maschio e della femmina. Concepito dallo Spirito Santo e dalla Vergine, aveva assunto un corpo mortale, non solo non macchiato da alcuna colpa, ma neppure sfiorato, sentite, da quell'ignominioso miscuglio di sostanze proprio della nascita o del concepimento. Noi mortali nasciamo infatti all'insegna del peccato, il nostro primo vedere la luce è già nella colpa. Come leggiamo in Davide, ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato che ho concepito mia madre. La carne di Paolo era il corpo della morte, come egli dice: chi mi libererà da questo corpo votato alla morte? La carne di Cristo ha condannato quel peccato dal quale il Signore, nascendo, fu immune, e che morendo a crocifisso, finché nella nostra carne, dove prima era macchia, a causa della colpa, ci fosse giustificazione in virtù della grazia. Attenzione a fare caso qui a questo ignominioso miscuglio di sostanze proprio della nascita e del concepimento. Ora, per capire bene questa cosa,
e ringraziamo l'autore che lo nota, e concludiamo con queste considerazioni. Questo era l'ultimo brano di questa sera, anche l'ultimo brano con cui si chiude Sant'Ambrogio. In quanto a questo misterioso miscuglio, per ciò che riguarda il concepimento, si tratta dell'unione del liquido spermatico, di solito considerato anticamente come sangue bianco, e dell'ovulo femminile, che invece è sangue rosso. È il miscuglio di questi due tipi di sangue, tra virgolette, così erano intesi al tempo, che realizza il concepimento. Questo spiega probabilmente perché il versetto di Giovanni 1,13, che nelle traduzioni suona sempre che non da sangue, né da volere di carne, né da volere di Dio, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati, che è il prologo, sentiremo nel giorno di Natale, Giovanni 1,13. Ho attenzione che nel testo originale non dice non da sangue in greco, ma dice uk ek. Haimaton, non da sangue. Sangue bianco, il liquido seminale maschile, e sangue rosso, l'ovulo femminile. Dice Sant'Ambrogio, riguardo alla nascita, il miscuglio di cui parla Sant'Ambrogio è quella sostanza, costituita da materiale biologico. Quando nasce, composto di grassi e proteine di cui è ricoperto il neonato, che viene detta vernice caseosa e che ha una funzione permeabilizzante e lubrificante per facilitare il passaggio attraverso il canale vaginale. Così nascono i bambini. Ora, e certamente è un modo, le donne che hanno partorito lo sanno, insomma, che modo è, no? Riepilogando la concezione di Ambrogio, anche in base a quest'ultimo brano, dobbiamo dire che l'attuale modalità di generazione degli esseri umani è inscindibilmente connessa e trasmette il peccato di origine. Soltanto Cristo non è macchiato perché non è stato generato come gli altri uomini, ma è stato concepito dallo Spirito Santo e dalla Vergine. La modalità attuale quindi non poteva far parte dell'origine creativa di Dio, ma è stata causata e instaurata dal peccato. E anche quindi il grande Sant'Ambrogio su questo non fa evidentemente eccezione. Non afferma in nessun luogo, né esplicitamente, nemmeno implicitamente, che questo è stato il peccato originale, ma sicuramente che la sessualità e quindi la nascita, il concepimento e la nascita degli esseri umani, così come avviene oggi, è conseguenza del peccato originale. Bene, amici, vi do con questo appuntamento alla prossima puntata. Che Dio vi benedica sempre e che la Madonna vi protegga.